Si attende il fischio d'inizio. È iniziata adesso Siderno 1911, città di Siderno. Prova da questo calcio d'angolo la squadra di Mister Squillace. Arriva adesso il cross in aria. Cerca una torre che non arriva. Allora rovesciata del numero 9, che si chiude alta sulla traversa. Ottima occasione. Questo ha cercato il colpo ad effetto. Il giocatore della città di Siderno. Mucchio in aria, diamo posizionamento delle torri. Parte adesso il traversone dritto sul secondo palo, non ci arriva però Zifla. Arriva il fischio, arriva il traversone col destro sul primo palo. Ha tentato il colpo di testa il numero 7, rimane il pallone comunque in aria. Arriva un altro cross col sinistro. Arriva adesso il traversone col sinistro verso il numero 9 che è pescato però in posizione di fuorigioco. Buona qui il break del numero 11, però spreca clamorosamente l'occasione. Traversone che arriva in questo momento col destro sul secondo palo, smanaccia bene il portiere degli ospiti. Davanti la combinazione con Rudel che ha tentato di sinistro alto sopra la traversa. Bordon, arriva adesso il traversone col sinistro a rientrare, c'è il gol! E arriva il gol del numero 21 del Siderno 1911. È rimasto lì al centro da solo e col piattone ha indirizzato il pallone verso l'angolino basso della porta avversaria. E allora, quando siamo giunti al 42esimo minuto, finita adesso il primo tempo tra Siderno 1911 e Città di Siderno, la decide fino a questo momento il gol al 42esimo minuto di Gonzalez. In campo punta l'avversario Garabetta, salta uno, salta due, secco sul sinistro Garabetta, lascia il pallone lì al numero 7. Non riesce però a concludere in porta dopo un'azione solitaria da parte di Garabetta che ne aveva scattati tre e ha lasciato punto. Si combatte in area di rigore, sempre arriva il corso adesso centrale il numero 7, non riesce però ad anticipare l'uscita. Pronto il numero 4 in maglia blu a battere questo calcio d'angolo. Arriva adesso la battuta in aria alla ricerca dello stacco. Allunga qui la falcata di Caraballo sul lato di destra. Arriva adesso il cross alla ricerca di Fernandez, che non riesce a colpire bene di testa, si arriva scordinato alla conclusione. Calcio di punizione pericoloso, sono molti centimetri in mezzo all'aria. Parte adesso col destro questo calcio di punizione dritto sul secondo palo, il pallone rimane là, non riesce a tenerla però il portiere. Fallo. Ripartito adesso, rimessa laterale, sempre su Bordon. Qui in due tempi, lancio lungo che arriva precisamente a Bordon, aiutato da Caravaglio. Anzi, Lazzo che mette in aria questo pallone su Rudel che di testa con le mani il numero 5 in aria. Lago alza questo campanile che rimane lì sulla sua posizione. Arriva adesso il tiro pericolosissimo. Palla in avanti alla cercare la deviazione di testa di Carabetta che però vedremo se proveranno il tiro in porta o un'azione. Arriva adesso proprio il tiro in porta da parte di Bordon, altissimo sopra la traversa. Vede bene l'inserimento di Lazzo. Lescano dal limite dell'aria prova il tiro ma viene